arriva da molto lontano, ha un trascorso, ha una storia, ha una serie ricca di aneddoti e di vicende che la portano indietro nei secoli. Dobbiamo però riuscire a, come dire, organizzare un discorso contemporaneo dove tutto questo sia sicuramente presente, ma dove ci sia dentro anche tutta la nostra materiale presenza di contemporanei. Noi stiamo vivendo in quest'epoca e con questa epoca dobbiamo fare i conti. Vi faccio solo un esempio per cercare di essere più chiaro, più esplicito. La Cassata, tutti voi la conoscerete. La Cassata ha più di 1000 anni di storia, ma non possiamo immaginare che in 1000 anni di vita la Cassata sia immutata, cioè la mangiamo oggi come la mangiavamo 1000 anni fa, è impensabile. È comunque qualcosa che è passato i secoli, è arrivata oggi a noi e oggi, come allora, per noi rappresenta qualcosa di unico, di esclusivo e di molto ricco e denso di significato. Già dalla parola cassata, che arriva dall'arabo qassat, quindi grande dolce, e si fa riferimento a qualcosa di particolare, qualcosa di speciale, non qualcosa di quotidiano. Lo abbiamo fatto forse diventare noi oggi più quotidiano che prima, ma sicuramente una volta era un dolce molto raro, che arrivava solo in occasioni molto speciali, le grandi feste religiose, i grandi eventi della famiglia, i matrimoni, i fidanzamenti, le riappacificazioni, e sanciva comunque un pasto di grande importanza e di grande rilievo, non una quotidianità. Bene, noi oggi mangiamo un dolce che porta lo stesso nome, ma molto probabilmente con il primo di 1000 anni fa c'è in comune pochi elementi, ma che lo ascrivono comunque alla tradizione cassata. Un caseinato, oggi in ricotta, chissà allora cos'era, comunque una trasformazione di latte in qualcosa dove l'uomo ha messo la sua capacità di produttore, partendo da una materia prima animale, una frutta secca, mandorla, pistacchio, chissà allora se erano sempre mandorla, pistacchio o altri, e una frutta conservata sotto sciroppo, un candito. Molto probabilmente, essendo gli arabi gli autori della prima cassata, potevano essere dei datteri più che delle scorze di arancio, di limone o dei mezzi mandarini o delle pere sciroppate o candite. Comunque questi elementi la riconducono a ora. Fine della trasmissione, ritorniamo alla granita. Cosa c'ha la granita di oggi in comune con la granita di 10-20 secoli fa? Sicuramente l'origine fredda. Rappresenta l'icona della freschezza. Per me rappresenta l'icona di una freschezza che non è solo ed esclusivamente da palato, cioè da bassa temperatura, ma è il transito più immediato per esprimere ciò che la natura ci offre come ingrediente dalla campagna direttamente al nostro palato. Non ci sono cotture, non ci sono trattamenti termici per la conservazione, non ci sono ingredienti di origine animale, sono solo vegetali. C'è l'utilizzo del freddo. E con l'utilizzo del freddo succede un fatto misterioso, quasi fantastico. La gelateria, e quindi anche la granita, è nell'ambito delle specialità alimentari quella più vicino alla profumeria. La profumeria agisce per sublimazione, per concentrazione dei profumi, dei fiori, dei frutti, delle erbe, degli ingredienti naturali, così almeno nella profumeria classica, prima dell'avvento della chimica, che ha riprodotto tutto questo con molecole chimiche, ma mai con la eleganza e con l'armonia che la natura riesce a dare ai suoi frutti. Allo stesso modo la gelateria, e quindi la granita, è la sublimazione della freschezza dell'ingrediente, quindi l'espressione più vicina a quella del profumo dell'ingrediente fresco che utilizziamo. Mandorla per esempio, pistacchio per esempio, sono tutte limone, sono tutti aromi e gusti che raccogliamo da prodotti freschissimi. Il limone per fare una granita deve essere raccolto non prima di 3 giorni,
dopo tre giorni un limone non è più un limone da granita, può essere un limone da succo, ma sicuramente la sua corteccia non esalerà tutti gli oli aromatici necessari per rendere giustizia a un'ottima granita. E quindi ci vuole un campo, ci vuole un contadino, ci vuole un albero di limoni, e non tutti e tre i limoni che durante l'anno l'albero produce in Sicilia sono idonei a essere trasformati in granita. Il verdello, il limone estivo, quello che si consuma da questo periodo, da giugno fino a settembre, poi comincia a inverdire e quindi comincia a cambiare la sua composizione di oli essenziali nella corteccia, il verdello è il protagonista della granita di limone siciliano. Gli altri limoni possono dare una buona granita, ma la combinazione di gusto del succo e aroma della corteccia viene esaltata dalla presenza del verdello siciliano e soprattutto nella nostra area del limone femminello siracusano. Quello che vi voglio proporre oggi è una riflessione partendo da presupposti storici come quelli che vi ho citato, fino a finire a ciò che capiterà sul vostro palato. Ho preparato tre assaggi di granita per illustrare quelle che sono le tappe odierne, contemporanee, dell'avventura della granita per come io la intendo. Considerando che nel passato ci siamo accorti che il limite fra sapidità e dolcezza la natura non lo conosce, è un fatto culturale che appartiene a noi uomini, che quindi cambia nei territori e cambia nei secoli, la differenza tra dolce e salato non è nella natura. La natura ama miscelare sali e zuccheri negli stessi prodotti, frutta, pesce, carne, vegetali e quant'altro ci fornisce. Siamo noi che utilizziamo la dolcezza per esprimere un dolce e la sapidità per esprimere un piatto salato. Però, grandi contribuenti tra dolce e salato, la storia della cucina è piena. La storia culturale e materiale di questa terra di agrodolci è piena, quindi la sapidità che sposa l'agro e sposa il dolce. Stasera mi sono spinto a preparare per voi una granita in purezza, per me assolutamente nuova, una cremolata di albicocche, un blend di nuova concezione a base di succo di mela, succo di limone, tè verde, matcha giapponese, e per finire, salendo di gamma, di toni, di intensità, un omaggio al territorio, una granita di cioccolato, almeno per come la intendo io, che culturalmente non appartengo al territorio della granita di cioccolato. La gente non è più educato ad andare ai mercati, i mercati si stanno rinchiudendo, le casalinghe, la percentuale di donne che si laureano adesso è più alta di quella degli uomini. E sai meglio di me che se metti 7 tipi di pomodoro sul tavolo, per il 95% delle persone sono tutti pomodori senza essere uno distinto dall'altro. Quando andiamo a fare la spesa, le misure qui me ne daranno atto, vedete questi carrelli stracolmi, tu li guardi, ma con tonnellate di cose, ma quanto siete in famiglia? Perché la gente non sa fare la spesa. E qui dove si parte? Da dove si parte? Andiamo tutti a bussare a casa di io, andiamo tutti in pasticcini da te a noto? Non è così, perché di questi esercizi di uomini come te ce ne stanno ben pochi. Lo sai benissimo che tutto poi rimanda all'educazione di fondo, e quindi dovrebbe essere la scuola, dovrebbe essere la società, ci dovrebbe essere una diversa distribuzione del tempo libero da dedicare al proprio corpo e al proprio pensiero piuttosto che all'effimero e alla ricerca di chissà che. Non è tempo perso quello che dedichi a fare la spesa, per me è molto divertente. Capisco che sono un'eccezione, ma è molto divertente andare a scovare i luoghi dove esiste la ricerca. Vi faccio solo due esempi. Il primo è mio figlio di qualche anno fa, che abbiamo avuto una violenta e profonda discussione su una pesca da utilizzare per fare un gelato. Ma tanto tutte pesche sono.
tante tutte pesche sono, chi vuoi che lo capisca oltre a te dei tuoi clienti, non mi interessa loro quanto lo capiscono, lo capisco io e quindi io lo esprimo. No, avevamo provato 7 varietà diverse di pesche, 7 tutti vendono diversi, dovevamo scegliere quella più compacente, tra la tabacchiera, il giallona, la nettarina, c'erano tutte, però ci serviva l'intensità di acidità, non solo la dolcezza, il gusto di pesca, il profumo di pesca volevamo. Ma tanto sono tutte pesche, non lo coprerà mai nessuno. Bene, lo stesso mio figlio, 7 anni dopo, e tutti e 7 gli anni ha lavorato con noi in laboratorio, oggi quando dobbiamo scegliere le albicocche per fare la granita che state assaggiando, è il primo a invocare, ma quelle sono più buone di queste, dobbiamo averle solo di quelle, non ci interessa averne di queste, perché ci è passato con le sue mani. Seconda esperienza, un piccolo supermercato di paese che si permette il lusso di avere un reparto ortofrutta con 3 arrivi di fresco a settimana dal mercato, gestito da 2 persone che fanno solo ed esclusivamente quel lavoro. Io faccio delle volte 40 km da Nuova Modica per andare a cercare delle cose da loro, perché so che le trovo fresche, perché c'è attenzione e rispetto dell'operatore nei confronti del cliente. E manco a farlo apposta, si è affacciata alla balaustra qui al fianco un signore che infatti di freschezza potrebbe raccontarla a tutti noi, quel signore con la magliettina celeste, originario di questa città, che fornisce la mia attività e altre tante in zona di gelsi neri raccolti sulle pendici dell'Etna, raccolti al mattino, alla sera sono già congelati per poter essere poi trasformati in oro. È freschezza, devi viaggiare a un ritmo che la freschezza ti richiede, e lui sa quanti chilometri fa lui e quanti ne faccio io tutti i giorni per andarci a scambiare ciò che arriva dalla superficie dell'Etna, di avere quell'eleganza, quel succo, quel colore, quella concentrazione di aromi che solo i gelsinieri raccolti su quei terreni riescono a dare. A noi ci dobbiamo usare questa città. Cosa ci stimola nelle nostre pupille gustative? Grazie. Molto semplice il discorso sull'acidità. Un frutto c'ha, più fresco è, più vicino alla raccolta siamo, un maggiore contenuto di acidità che si esprime sul nostro palato con quello stimolo alla salivazione, che poi è anche quello che ci permette maggior sensibilizzazione delle nostre pupille gustative e che quindi fa da interfaccia, da veicolo tra il gusto del prodotto che noi abbiamo sul palato e i nostri recettori, che poi sono quelli che ci danno piacevolezza. Nel frutto ci sono anche zuccheri ovviamente, ma anche sali, ed è la combinazione degli zuccheri e i sali e dell'acidità di fondo del frutto che non si esprime solo come pH, perché quella è quella misurabile, ma è proprio come sensazione di freschezza sul palato che ci porta a questo aumento della salivazione e quindi della piacevolezza. Ed è quella che noi, sulla quale lavoriamo nel fissarla per avere spostabile la freschezza, sia nel tempo che nello spazio. Quindi tutto il lavoro della filiera alimentare dovrebbe essere ispirato a questi cambi. Per esempio in questa che c'hai in mano, granita di albicocca, che più che una granita è corretto chiamarla cremolata, perché dell'albicocca c'è la polpa, c'è tutto il frutto e non solo il succo, quindi granita quella col succo, cremolata quella con la polpa. In questa granita per esempio abbiamo utilizzato 2 varietà di albicocche, una la damaschina, quella piccola, rotonda, giallo scarico, la faccina poco rossa, e l'altra invece va palermitana, quella più grossa, spesso come polpa, giallo carico, uovo, con la faccia rossa e una carnosità diversa sul palato. Dall'equilibrio delle due scaturisce quello che avete in questo momento sul palato, cioè l'albicocca come frutto.
quello che vi voglio mettere in contatto come se voi foste sotto l'albero della bicocca per raccogliere e mettere sul palato. Ma per arrivare a tutto questo ci siamo dovuti inventare un processo di trasformazione della bicocca per disinnescare la natura tiranna che farebbe naturalmente imbrunire il succo della bicocca. Abbiamo dovuto bloccare l'imbrunimento, imbrunimento che non è solo una questione cromatica, ma presso la questione cromatica che ce la rende visibile abbiamo anche una questione gustativa di ossidazione degli zuccheri e delle proteine del frutto. Cosa abbiamo fatto? Interrompo un attimo, mentre stanno mangiando ancora, perché è importantissimo notare mentre gustate quanto è importante. Non tanto la dolcezza, lo sappiamo, ma quanto è importante in questa delizia qui, la sapidità, l'importanza della sapidità che ti fa in mano, ci aiuta, ci porta presso tutto il grande gusto di queste, fateci caso che è meraviglioso, scusa se... No, ti ringrazio per avermi interrotto perché mi dai anche degli spunti di discussione. Il cioccolato di Modica perché non piace così a tanta gente, avendo anche una storia così, così ricca e importante? Perché gli altri sono più facili? Oddio mio, io ne volevo una innescare, tu mi fai innescare proprio cioccolato. Vedi, il cioccolato, la granita di cioccolato, questa è la prima volta che la faccio nella mia vita. E non so se la farò una seconda. Ma e l'ho fatta con il preciso intento di rendere omaggio alla cultura della granita del territorio etneo a cui Acireale appartiene, anche se nella propaggine marina. Nella cultura iblea, che è la mia di appartenenza, la granita di cioccolato non c'è. Però dico, se devo fare una granita a base di cioccolata, la farei così. E allora, ecco che l'ho fatta. Utilizzando una materia prima che è massa pura di cioccolato, non zuccherato, quindi 100% massa di cioccolata, lavorato qui? No, concata, lavorata in Francia da un'azienda che si chiama Vargonat e che mi dà la possibilità di esprimere queste note aromatiche importanti in una diluizione di acqua, priva di grassi quindi, solo grasso da materia di cacao, con pochissimo zucchero e soprattutto fredda, che è qualcosa che contrasta la natura stessa del gusto e della sensibilità del nostro palato. Però ti deve arrivare. E questa, se vuoi, è una granita di cioccolato, vero cioccolato, non è un cacao che spaccio del cioccolato, è vero cioccolato. Il cocco è importantissimo. Importantissimo perché c'hai quella patina di grasso, di burro di cacao e di massa di cioccolato che ti fa tutto grosso.